domenica 5 giugno nelle città di Pesaro e Urbino si terrà il primo Festival della Felicità. Di questo si è parlato a Pesaro e a Urbino, dove si è svolto il Festival della Felicità. Una performance di Roberto Benigni al Festival della Felicità di Pesaro. Roberto Benigni l'altra sera da Pesaro sulla felicità diceva... Avere collegato con noi da Pesaro, introduco però con una cosa che è successa a Pesaro, al Festival della Felicità. A Pesaro, scusate, e così abbiamo fatto una battuta per uno che non fa male a nessuno. Sì, Barak, sì, c'è un problema. Se voleva dare una dimensione nazionale al territorio, Matteo Ricci ha fatto centro al primo colpo. L'anno zero del Festival della Felicità si chiude con la quantità industriale di numeri che il presidente della provincia, regista dell'evento, snocciola con annesso largo sorriso in conferenza stampa nella sala riunioni dell'Alexander Museum. Le idee sono chiare anche sul futuro. Abbiamo lanciato una grande sfida culturale. È un dibattito internazionale che ha vissuto nella nostra provincia, un dibattito che mette al centro l'esigenza di pensare a nuovi modelli di sviluppo. Siamo dentro la crisi economica, dobbiamo resistere alla crisi economica, ma è proprio in questo momento che tanti economisti, tanti sociologi, tanti politici stanno pensando in Europa e nel mondo a un nuovo modello di sviluppo. È questo che contraddistingue il nostro piano strategico ed è per questo che il Festival è solo un tassello delle politiche che stiamo portando avanti. Poi grande soddisfazione per l'impatto mediatico. Credo che era difficile prevedere un impatto mediatico così forte. Tantissime testate nazionali, giornali, settimanali, televisioni, radio. Perché attraverso questo festival abbiamo acceso un riflettore sulla nostra provincia. Una provincia che vuole appunto essere una provincia nazionale. Non per forza le cose migliori in questo paese vengono e avvengono nelle grandi città, spesso e volentieri avvengono in realtà come le nostre, ed è per questo che dobbiamo essere anche un po' più orgogliosi di noi. E questo successo ci spinge ad andare avanti, non solo politicamente, perché entro la pausa estiva presenteremo le linee guida del nuovo piano strategico, ma anche con la nuova edizione del festival. Vogliamo farla crescere, farla diventare anche un evento di turismo culturale, e quindi abbiamo già deciso le prossime date, che saranno dal 25 maggio al prossimo 3 giugno, con la stessa formula del weekend del festival diffuso nel territorio provinciale, con il primo weekend che vedrà concentrare le iniziative nazionali nella città di Urbino e il secondo weekend che le vedrà invece concentrare nella città di Pesaro. Questo è un po' il format sul quale stiamo lavorando e ci metteremo subito al lavoro dai prossimi giorni per la prossima edizione. La volontà è quella di rafforzare la vocazione dell'evento, in primis in chiave turistico-culturale. Sulla stessa linea anche Simona Ercolani, direttore artistico del festival, ma anche gli enti e gli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro alla Banca dell'Adriatico. Ci abbiamo creduto dal primo momento, non solo per un fatto di pura sponsorizzazione, come passerebbe il messaggio per essere main sponsor di questa manifestazione, ma perché ci lega un sodalizio ormai storico con l'amministrazione provinciale di Pesaro Urbino. Diciamo che in questa manifestazione abbiamo messo a fattor comune una reciproca aspirazione ed ambizione, quella di riuscire ad andare a misurare e a quantificare il grado di percepito di benessere della qualità della vita da parte dei cittadini e da parte di quelli che poi sono anche i nostri clienti. Siamo stati molto lieti di partecipare in qualche modo, di come dire, sostenere questa idea, questa intuizione che ha avuto Presidente Ricci, ha avuto la provincia, perché ci è sembrata che fosse un'idea molto bella, perché aveva due, come dire, caratteristiche. Insomma, uno da una parte è certamente quello di mettere al centro la nostra provincia, le sue caratteristiche, le sue bellezze, la sua umanità, ma dall'altra parte anche quella di, come dire, fare in modo che si aprisse un dibattito che in qualche modo elevasse un po' il tono culturale e politico, insomma, del nostro parlare, del nostro agire, e mi sembra che i due risultati siano stati raggiunti. È una bella idea, è stata apprezzata molto, abbiamo avuto dei momenti veramente importanti, ma in generale per 15 giorni in provincia si è parlato di quello che deve essere un po' il destino dell'uomo, che è quello di essere sempre coi piedi per terra ma con lo sguardo molto in avanti, ecco.